sta il compagno Ribac, Perugia. Buongiorno a tutti, e prima devo portare il saluto dal mio compagno per 15 anni, Maurelio Turchietti, che stavolta non è potuto venire, ma comunque un saluto da lui, che ha detto di portarlo, e perciò lo dobbiamo salutare, ci sta ascoltando, l'ho chiamato al telefono. E in tutti questi anni ci ha insegnato diverse cose, e prima bisogna lavorare, dare un esempio, e fare la lotta, poi non abbiamo turno di contare i risultati. E questo è il momento di contare i risultati, il congresso, cioè ogni 3 anni. E devo ringraziare il segretario uscente che ci ha dato la possibilità prima di imparare qualcosa, come ci hanno detto anche i precedenti, prima di me ci sono diverse facce nuove, e i nuovi cittadini, di quale parecchie volte dimentichiamo, non noi, ma chi sta un pochino sopra di noi, perché noi siamo al di fuori, cerchiamo solamente di dare una mano. E quando ci fanno credere di dividerci in casa e di fare la guerra tra i poveri, dicendo che le casse si danno solo ai immigrati, oppure solo ai meridionali, ma non si dà a nessuno, perché non ci sono. E abbiamo non risolto, ma eliminato il problema. Questa è la prima. E perché dobbiamo dare le case? Meglio che la FIPA aumenta, allora perciò dobbiamo dare il nostro contributo. Come? Dobbiamo fare la campagna elettorale e pubblicitaria ai nuovi, ai nuovi governi, oppure alle nuove amministrazioni, che prima di iniziare a fare qualcosa già si mettono avanti dicendo che hanno fatto loro tutto. Ma che cosa hanno fatto? Ogni volta che, come ci ha detto segretario di Firenze, nemmeno non lo conosciamo chi è responsabile. A Perugia non c'è l'ufficio casa. Se chiamiamo, non c'è. E perché deve essere l'ufficio casa? Se le case non ci sono, il problema è risolto. Questa è l'Umbria in generale. Pian pianino ci stanno conoscendo, che non andiamo a braccetto con loro, ma tutt'altro. Quando vogliono fare qualcosa, noi siamo la parte opposta, per dare le dritte e per stare ad ascoltare i cittadini, ma non il sindaco con le persone che l'amministrazione, che al posto di ascoltare le problematiche dei nostri cittadini, si girano, oppure dicono: voi dovete fare così. No, noi non dobbiamo fare niente. Già solo busta paga ogni mese, se sto pagando l'addizionale comunale, regionale e così via, IRPEF e tutto il resto. Alla fine che cosa mi dai? Ma proprio niente, ci dai una bastonata e ci butti fuori. Prima ci hanno buttato fuori dai centri storici, adesso ci stanno buttando dalle periferie. Dove? Nei ghetti? Ci sono stati negli anni 40 i ghetti, ma non adesso, basta. Stiamo tentando di aprire le nuove sedi, va bene, non basta aprirle, so che non basta aprirle, bisogna preparare anche questi giovani a lavorare sul territorio e a provocare le amministrazioni ad ascoltarci, perché se non ci ascolta nessuno, non ci ascolta perché? Perché nessuno non si fa vivo e non sa come. Sì, certo si fanno, ma pochi, e bisogna avere coraggio, come domenico a lavorare su un territorio dove ti spara in faccia e nemmeno non ti guarda. Io non so come fa a lavorare, lo dico apertamente, se era così a Perugia, dovevo dire: o mi sparo o ti sparo io, però un'altra via non c'è. Dobbiamo combattere ogni giorno con la mafia, con la delinquenza, ma in primis con l'amministrazione, che a loro non ci interessa la casa. La casa è la prima volta nel 69 quando ci hanno sentito, allora bisogna far sentirci di nuovo con la mobilitazione generale. Perché se lasciamo il problema così, tra un anno o due, già che prima dicevano non ci sono soldi, adesso non parlano, ma nemmeno, cioè non vogliono nemmeno sentirci. Prima i precedenti governi ci dicevano: sì, va bene, parliamone, stavolta no, non ci fanno nemmeno ascoltare. È la prima volta, se vi ricordate bene, nei ultimi 15 anni ci è venuto qualcuno ad ascoltare ed è rimasto fino alla fine, non so, per curiosità o perché c'è qualche problema veramente,
perché se si fa la stessa cosa del 69 vuol dire che hanno fallito, già hanno fallito, che non, un piano casa non c'è, non c'è una lira, non gli interessano proprio nulla di nulla, basta che fanno il loro interesse. E alla fine, se non è un ministro, beh, sarà un altro, no? Tanto il problema, i problemi ce l'abbiamo noi, loro non hanno problemi. E la borsa, ma anche portaborse ce l'hanno. E alla fine dei conti, tanto i soldi per la cassa non c'è, un piano cassa non c'è, e il lavoro non c'è, ma tanto stiamo bene. Basta che diamo i debiti, basta che paghiamo tutto quello che si deve pagare, IRPEF, ICE, tutte le tasse, e alla fine stiamo bene. Mi dispiace dirlo, ma noi dobbiamo fare la nostra lotta sul territorio, ognuno a casa sua. Per farlo dobbiamo avere dei nuovi giovani e di aprire delle nuove sedi e di lavorare, di insegnare come si lavora e di andare a ogni incontro, di essere presente e non di fare il loro comodo, ma di fare il contrario, di fare la lotta, le battaglie, di chiedere il diritto primordiale, cioè il diritto alla casa, il diritto all'abitare. E poi non di assistere solamente per, come inquilino, ma per ogni cosa che ha un cittadino, per darle una risposta e per essere presente non una volta l'anno, quando dobbiamo venire qua al congresso, ma 6 giorni su 7 e parecchie volte anche 7 giorni su 7. A Biarrosi siamo aperti da lunedì fino a sabato e anche fino a mezzogiorno sabato, parecchie volte anche fino alle 4 o alle 5. E se bisogna andare a, diciamo, in un comune si va, se bisogna assistere la gente, si va ad assistere, si va a fare il lavoro. Così quando si fa una riunione o si deve andare a dimostrare qualcosa alla gente, non è che mi viene perché unione inquilini, no, perché si sta lavorando sul territorio e noi la nostra gente lo conosciamo per nome e cognome. Quando c'è bisogno di sostenerti, allora ti può sostenere noi a loro e loro a noi. Solamente l'unità può portare a un risultato comune da portare a quelli che non ci vogliono mai ascoltare e che dicono sempre che tutto va bene. Io spero di mettere qualcosa, cioè, a questo congresso, di portare a casa, è una bella esperienza, e di dire che non solamente beh, abbiamo fatto il congresso, ma qualche nuova esperienza, con qualcosa di nuovo, e con, non lo so, qualche idea che ci porterebbe a far ragionare il governo, questo o quello che verrà, o le amministrazioni locali, di non pensare che la SUNIR ci farà la politica sociale, no, sì, certo. Io non ho nulla al contrario per dire, ma dopo 40 anni cioè, finalmente siamo d'accordo, quando? Non lo so quando siamo stati mai d'accordo, perché le battaglie non le fanno, io vedo sul territorio che sì, va bene, sempre d'accordo, poi alla fine quando devi firmare un accordo, sì, lo firmano, no. Se ci metti qualcosa, diciamo, un tavolo per dimostrare a un cittadino, per stanziare qualche soldo, per non far aumentare e levigare, alzare l'affitto, va benissimo. Se invece tu stai zitto e dici sì, facciamo, tanto gli accordi locali li facciamo perché li dobbiamo fare. No, noi non li facciamo. Se ci metti qualcosa del tuo, il comune, la regione, sì, io te lo firmo. Diversamente, finché l'affitto, ultimamente abbiamo fatto questa richiesta, abbassamento del canone fino al 40%, perché è inutile sottoscrivere accordi locali, perché non è conveniente per noi, cioè per chi fa le battaglie e deve pagare, paghiamo sempre. Basta così, e io auguro a tutti buon congresso e vedo che si è avvicinato, si spera di andare avanti e non dico di andare d'accordo, ma con le nuove idee e con le nuove battaglie.